grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Ingresso in campo, nona giornata, torneo Ladies Cup che vede affrontare le tremende in maglia gialla contro la Ladies Soccer in completino viola. Ora le squadre che si apprestano a schierarsi al centro del campo per il saluto al Kennedy Stadium. Ad arbitrare questo match l'arbitro internazionale Sandro Stanziano. Ora le squadre che passano a darsi il 5 e che poi si schiereranno a parti invertite del campo e daranno inizio a questo bel match. Ora i capitani, in questo caso le capitane, sorteggiare il tocco per il campo e per la palla. Quadriamo il pallone, Ladies Cup, sorteggiati palla e campo, possiamo dare inizio a questo bel match. Un saluto da primo Boateng. Tempo ciao, tra Tremende e Ladies Soccer, risultato di 1-0 per le Tremende. Ora la Ladies Soccer che manovra la palla in attacco, il pallone che attraversa tutta l'area di rigore, brivido per la retroguardia Tremende. Ora Ferrone, lancio lungo, esposto, il controllo un po' difficoltoso, poi perde il pallone e rimedia la retroguardia Tremende. Rimessa laterale per la Ladies Soccer, il pallone al centro, Ferrone ancora avanza, palla al piede, la palla a servire Esposito, Esposito in uno contro uno, viene fermata, la palla termina in fallo laterale per la formazione in maglia gialla, cioè le Tremende. Stretta rossa da dietro, stretta da dietro. Esposito il controllo, ma si chiude in maniera splendida la retroguardia Ladies Soccer. Apertura a servire Ferrone, intercettato il pallone, ora la palla lì davanti per la formazione maglia viola, il tiro che termina al lato, debole e impreciso, rimessa al fondo per la formazione delle Tremende. Vale sulla 5. Partita diciamo su ritmi equilibrati, che fa fatica a decollare. Esposito ci prova con una giocata delle sue, il passaggio filtrante, ancora il contrasto, la palla che termina in calcio d'angolo per la formazione delle Tremende. Occhio alle marcature. Occhio, sale. Da dietro Ale. La palla al centro. Lisciano tutto, Esposito ha provato ad arrivare sul pallone, la palla che termina in fallo laterale. Messa laterale effettuata dalla formazione la Ladies Soccer, che ora prova lì in attacco, ma si chiude bene la retroguardia Tremende. Rimessa laterale per la Ladies Soccer. No. Occhio di partenza. La palla al centro, Ferrone devia il pallone, la palla che termina ancora in calcio d'angolo. Ora prova il forcing offensivo alla formazione Ladies Soccer, cercando di portarsi in parità. Pallone però è preso dall'estremo difensore, che prova a far partire nuovamente Esposito. Esposito lascia rimbalzare il pallone, prova ad andarsene di fisico, la palla che termina sul fondo ed è calcio d'angolo Tremende. La palla al centro, si chiude la retroguardia Ladies, prova a ripartire in contropiede in uno contro uno, ancora il tiro al volo, la palla che va altissima sopra la traversa, ci prova la formazione Ladies Soccer con la numero 7. Occhio, occhio, che se la va a pigliare subito. Ancora tenta il dribbling giocatrice Tremende, la palla che termina in rimessa laterale. Rimessa laterale effettuata un po' sbagliando. Rischiano tanto le giocatrici della formazione Tremende con queste palle in orizzontali. Occhio, occhio. Il pallone è filtrante per Esposito, che però non può arrivare sulla sfera, troppo lunga. Rossi, vieni, Rossi, ormai si sta giù.
L'estremo difensore lancia lungo per servire una propria compagna, ma si chiude ancora la formazione tremenne. Ancora un gol tra queste due compagini che si studiano ancora al centro del campo. Non riescono a creare occasioni importanti lì davanti. Diciamo difesa in cattedra in questo momento. Lancio lungo, chiusura dalla retroguardia, Ladies Soccer, il pallone termina fuori, ma possiamo chiudere il collegamento tra queste due compagini guardando il risultato di 1-0 per le tremende danni della Ladies Soccer. Un saluto da Boateng. Secondo tempo tra Ladies Soccer e tremende, risultato sempre di 4-0 che favorisce la formazione in maglia gialla, cioè le tremende. Ora c'è la rimessa dal fondo proprio per quest'ultime con Patarino, rimessa lunga errata, il tiro al volo della giocatrice Ladies Soccer, il pallone che termina sul fondo, tanta potenza, poca precisione. Ancora rimessa dal fondo per le tremende, Esposito prova il controllo, la palla che arriva nuovamente all'estremo difensore che lancia lungo mettendo la palla direttamente in fallo laterale. Rimessa laterale effettuata dalla Ladies, il tiro, la palla che caramola in rete. Esultano le giocatrici Ladies Soccer. Una a 4. Accorciano le distanze. Ora tremende che posizionano la sfera al centro del campo per riprendere il gioco. Ferrone prova ad infilarsi in mezzo a due maglie avversarie, viene chiusa. Ancora prova a partire la formazione Ladies Soccer, che sembra più carica in questo secondo tempo. Lancio lungo, Esposito, il controllo in due tempi. Ancora prova ad andarsene, la palla al centro, si chiude la difesa. Ladies Soccer prova a ripartire in contropiede proprio la Ladies, la palla che termina sul fondo. Elena Ferrone, guarda a servire Esposito, il controllo in dribbling, se ne va ancora Esposito, prova la conclusione, il tiro, la palla è preda dell'estremo difensore Ladies Soccer, che ora andrà a servire una propria compagna, il pallone però è lungo e Ferrone serve Esposito che però viene fermato. Ora siamo in occasione di 3 contro 1, Patarino a mettere la palla in rimessa laterale. Allora Simona, rimessa laterale effettuata, pallone recuperato dalle tremende con Esposito, prova a ripartire in contropiede, Esposito velocissimo, viene fermato il pallone che termina sul fondo, si allunga troppo la sfera, peccato, era una buona occasione per le tremende. Lancio lungo, Esposito il controllo, perde la palla Esposito, prova a ripartire la formazione Ladies, il tiro che si perde sul fondo. Brava Marta, bravo. Tante occasioni per la Ladies Soccer. Tremende che soffrono un po'. Ancora il forcing Ladies, il tiro strozzato, mette la palla in fallo laterale. E batte la Rossella, vai dentro. La numero 21, tremende, vai dentro. Palla al centro, vai dentro. Palla che termina direttamente sul fondo. Patarino a servire Ferrone, il controllo, pressata, prova a girarsi in qualche modo. Ancora lei in possesso di palla a lottare, perde il pallone, rischia un po' l'indifesa, poi si chiude la retroguardia tremende. Ancora il pressing alto delle giocatrici in maglia viola. Lascia la Rossella, vai dentro. La palla al centro, ancora si chiude la retroguardia tremende con Ferrone. Ancora rimessa laterale, la palla al centro, Ferrone prova a far ripartire Esposito velocissima, prova ad andare, palla al piede, il controllo difettoso in secondo momento, la palla che termina in calcio d'angolo con deviazione. Esposito prova sul punto di battuta, la palla al centro,
bucano tutto e la palla che si perde in rimessa laterale. E con questo possiamo chiudere il collegamento ricordando il risultato di 4-1 per le Tremende danni della Ladies Soccer. Un saluto da Boateng, ciao ragazzi.